Buon salve a tutti cari amici e amiche di YouTube. Questa sera vogliamo fare un unboxing e testare una bilancia che abbiamo acquistato su Amazon. Perché abbiamo acquistato questa bilancia? Perché quella che avevamo non funzionava più un cazzo. Dovevo premere forti i pulsanti, si accendeva male, insomma. Dovevo acquistare un bilancino nuovo per la mia cucina, per calibrare bene i pasti durante il periodo della dieta. E ho scelto questa bilancina NutriFit Electronic Kitchen Scale Model EK9380HR. Vi lascio anche in descrizione il link se la volete, se volete dare un'occhiata, volete acquistarla. E adesso facciamo un unboxing. Perché ho scelto questa bilancina? Principalmente perché aveva delle recensioni abbastanza alte, ma anche per il fatto che si può ricaricare. Ecco, il fatto che si possa ricaricare non è da sottovalutare, perché oggi come oggi siamo abituati a utilizzare le pile sulle bilance, sui bilancini. Quelli che ho visto in negozio da Euronics, la maggior parte avevano le pile a bottone, molto scomode, molto più costose quando uno le cambia, perciò ho deciso di optare per questo bilancino che ha anche all'interno un cavetto di ricarica, come potete vedere, libretto di istruzioni, e poi abbiamo il bilancino vero e proprio che adesso vi faccio vedere. Andiamo a fare un unboxing rapido. Esteticamente, vedete, è anche molto bella, molto bella estetica. È retroilluminato lo schermo, il display, vedete, si può anche spegnere, perché un altro problema dei bilancini che tipicamente noi troviamo in commercio è il fatto che si spengono da soli. A me questa cosa mi dà fortemente fastidio per il semplice fatto che consumano batteria, cioè è inutile farli spegnere da soli quando io posso premere un pulsante e spegnerli. Ecco, questo bilancino ha proprio questo pulsante qui che permette sia l'accensione, e si accende anche il display, che lo spegnimento. Molto molto comodo, funziona molto comoda. E poi qui c'è anche la tara, zero, e la tara, quindi touch, unit. Io se premo unit, che cosa succede qua? Allora, innanzitutto qua mi dà l'indicatore della batteria, ml, oz, once, FLOZ, non so che roba è. Comunque a noi interessa i grammi. Se io premo 0 fa la tara. Se io premo unit, vedete, mi cambia l'unità di misura. Ma mi interessano i grammi. Ecco, una bilancina molto semplice, molto compatta. Il cavetto di ricarica lo si collega qui nella parte laterale. È un USB C, oramai tutti gli attacchi si stanno standardizzando all'USB-C. Bella, nera, compatta, piccolina. Possiamo pesarci qualcosa per fare una prova. Ecco qua, sono riuscito a fare la messa a fuoco sul display. Prendiamo ad esempio un libro, Fede e fascismo di Romano Murri, 147 grammi. Questo è un libro che costa sui 50 euro, trovate online. Un libro molto raro e molto bello da leggere. Ok, facciamo un altro esempio con questo piccolo sensore dell'Axos, vediamo se riesce a pesarlo. Certo che lo pesa, sono solo 9 grammi di sensore, quindi molto leggero. Prendiamo qualcos'altro ancora di più leggero, che può essere una monetina, 4 grammi, la monetina da 5 centesimi. Poi andremo a verificare se effettivamente la monetina di 5 centesimi pesa 4 grammi. Un elastico, una specie di elastico, questo è talmente leggero, sì, un grammo, comunque lo legge. Vediamo se si riesce a scendere sotto il grammo, questo è impossibile perché è talmente leggero che non riesce a rilevarlo. Ovviamente, quindi abbiamo la sensibilità tarata a un grammo, sotto il grammo non si riesce ovviamente a leggere. Un pacchetto di fazzoletti, vediamo i fazzoletti, sono 13 grammi di fazzoletti, 13 grammi. Ecco, che dire, sono molto soddisfatto dell'acquisto che ho fatto. Veramente un ottimo bilancino, compattissimo, retroilluminato il display alla grande. Questo non è da sottovalutare. Il fatto che si ricarichi è una cosa ottima, perché non stiamo a inquinare con le batterie che buttiamo ogni volta, ma ricarichiamo. Un altro aspetto molto importante, la velocità di accensione e spegnimento è impressionante. Il fatto che sia touch, quindi non devi premere alcun pulsante, molto semplice cambiare unità di misura, molto semplice fare la tara.
Perciò tutto quello che occorre su un bilancino ce l'abbiamo qui. A me servivano proprio queste caratteristiche che prima vi ho elencato e che in altri bilancini che avevo non c'erano. Insomma, questa è una delle migliori che io adesso posseggo e la utilizzerò ovviamente per pesare gli alimenti, per fare un diario di alimentare. Bene, io spero che questo video vi sia stato utile. Vi ripeto, vi lascio il link qui sotto in descrizione, così se lo volete dare un'occhiata, volete acquistare, ce l'avete. Grazie per aver visto il video. Grazie se vi iscrivete. Ci vediamo al prossimo. Bella, il Graal vi saluta.